E quando morirete, perché voi morirete, il vostro trapasso avverrà con questo suono. Signore e signori, ci spostiamo, non ho capito dove, ma c'è Rosario che ci aspetta. Pronto, Rosario? Eccomi. Ciao, di dove sei? Sono di Sanremo, provincia di Imperia. Senti una cosa, Rosario. Sì, qualche giorno fa abbiamo mandato in onda un file di, sulle scie chimiche, no? Su quelle cose che si vedono a volte nel cielo, che non sono quelle cose di condensa degli aerei, ma ci sono delle cose strane. Per cui qualcuno ha cominciato a chiedersi cosa sono quelle cose. Ho mandato in onda questo file, ho detto informatevi, fateci sapere. Tu ti stai occupando di questa cosa da 2 anni. Sì, da 2 anni e mezzo. Ok, non sei legato a nessuna associazione, non sei legato a nessun partito politico, non sei legato a nessun gruppo musicale. Sei indipendente con tuo fratello, così per curiosità siete andati a indagare. Che cosa hai scoperto in questi 2 anni? Guarda, noi abbiamo cominciato con stupore osservando una domenica un sorvolo improvviso ad opera di decine di aerei che rilasciavano delle inconsuete scie, a nostro modo di vedere. Premetto che io sono un appassionato di aeronautica e in tanti anni non avevo mai visto uno spettacolo del genere. Quindi da quel momento in poi abbiamo cominciato a fare una ricerca all'inizio alla cieca, perché non sapevamo di che fenomeno si trattasse. Poi quando abbiamo visto che il fenomeno esisteva già in Canada, negli Stati Uniti ed in altri stati europei, allora abbiamo cominciato a fare una ricerca specifica per quanto riguardava le esperienze di altri studiosi indipendenti e poi da lì ci siamo attrezzati chiaramente per poter anche cercare di cogliere qualche dettaglio differente rispetto a quello che era stato già raccolto fino a quel tempo in questi 10, 12, 15 anni e quindi macchina fotografica, videocamera... Zoom. E che cosa sono queste scie che hai scoperto? Qua ti faccio una premessa, l'altro giorno a Central Park eravamo seduti, sono passati 4 aerei e facevano le pubblicità, cioè rilasciavano la cosa bianca dietro e facevano www. C'era un indirizzo, quindi c'era la pubblicità anche nel cielo, ormai sono arrivati a questi livelli. Invece ma tu infatti, cosa hai scoperto? Cosa sono quelle scie? Queste attività sono anche collegate a un correlato fenomeno di rieducazione subliminale, quindi spesso e volentieri noi adesso vediamo queste scie anche nelle pubblicità, nei cartoni animati, spesso ridigitalizzati sono state aggiunte, quindi evidentemente c'è la necessità di dover abituare la popolazione a un fenomeno nei nostri cieli diverso dal consueto. Così uno, scusami se ti interrompo, se uno lo vede già nei cartoni animati, nei film, nelle cose, quando poi lo vede in cielo non fa un'associazione strana che dice che cos'è, ma è una cosa ormai che diciamo... Da. Già contiene dentro di sé. Ok, che cosa sono queste scie? Allora, guarda, noi abbiamo fatto anche delle analisi chimiche. Sì? Siamo sottoposti ad analisi chimiche, logicamente, a nostre spese, sia campioni di terreno, sia campioni di acqua, come anche campioni di piante. Nel caso specifico qui a Sanremo erano i gerani. Mm-hmm. E abbiamo, come d'altronde temevamo fosse, trovato... livelli di bario ed alluminio estremamente elevati. Il motivo? Probabilmente questi elementi vengono utilizzati per motivi di sperimentazione meteorologica. Ah, ok. Il bario, per quanto riguarda il bario, si tratta sicuramente di un componente, di un elemento igroscopico che infatti elimina l'umidità nell'aria e quindi impedisce le precipitazioni. E d'altronde statisticamente abbiamo visto che le aree che attraverso le mappe satellitari risultano le più imperversate da passaggi di aerei tankers, come li definisco io, chimici, Piemonte e Liguria sono, guarda caso, le 2 regioni dove si è riscontrata una siccità e una precipitazione inferiore al 60% rispetto alla statistica degli anni passati. Ok, scusami Rosario se ti interrompo. Allora la mia domanda è, mettiamo che tu sei un mitomane.
Sì. Tu e tuo fratello siete due pazzi, vi siete fatti di crack a 20 anni e non ne siete più venuti fuori, no? No, più ripreso. Ok. Come faccio io adesso a dimostrare che ciò che tu hai detto non è reale? Nel senso, a chi mi posso rivolgere? Al ministro degli interni? Al ministro... che cos'è che posso fare dal punto di vista anche politico? Nel senso, a chi mi posso rivolgere? All'aeronautica militare? Non lo so. La prima dimostrazione è che si tratta sicuramente di qualcosa di reale, di non fittizio, dovuto così alla follia di due persone che non avevano niente da fare, che poi non siamo i soli, okay. È data dal fatto che le istituzioni non solo non danno nessuna risposta concreta, ma spesso e volentieri ti mettono i bastoni tra le ruote per impedirti di andare avanti. Ok. Senti, c'è un sito dove si può andare per aumentare questo gruppo di persone e vedere se tu sei un mitomane insieme a tutti gli altri o se invece avete ragione, perché vorrei dare la possibilità a tutte e due, le scuole di pensiero, di vincersi attraverso un confronto e attraverso un'informazione. Per cui, per venire dalle tue parti, diciamo, c'è un sito dove possono le persone che stanno ascoltando adesso avere più materiale per poter poi fare una discussione? sciechimiche-zret.blogspot.com. Ok, al limite lo metto sul sito io. Allora, comunque è sciechimiche tutto attaccato. Poi zret. Zret cos'è? Z-T-R-E-T? Z-R-E-T. Ok, sì. Zret. blogspot.com. Va bene, lo metto magari anche sul blog così uno se lo riascolta. Io ho sentito anche delle teorie che rilasciava del rame o piombo per aumentare le comunicazioni. Sì, guarda, l'unico problema che noi abbiamo come ricercatori con poche possibilità economiche è quello di non poter far fare analisi specifiche per diversi elementi, perché laboratori attrezzati non ce ne sono. Ok. Anzi, ti do un ultimo esempio. Noi quando abbiamo portato due campioni di acqua a far elaborare, a far analizzare da un'ARPA locale, questi campioni inspiegabilmente non avevano evidenziato nessun elemento preoccupante tipo bario e alluminio. Gli stessi campioni sono stati portati ad un laboratorio indipendente e hanno mostrato che c'erano elementi di bario. Perché te li hanno messi quelli dell'altro laboratorio. Eh sì, il laboratorio indipendente ha trovato quello che il laboratorio ARPA non ha trovato. Va bene, grazie Rosario per le tue informazioni, noi andiamo avanti, grazie anche al tuo aiuto, poi ci risentiamo, va bene? Grazie, ciao! Buongiorno, senta, io ho telefonato al nucleo operativo di Genova, sì, segnalando un problema e mi hanno attaccato la cornetta, adesso non risponde più nessuno, quindi adesso chiamo voi, vediamo cosa succede. Abbiamo qui a Sanremo una serie di aerei che volano a bassa quota e rilasciano delle stranissime scie che hanno oscurato il cielo completamente. Volevamo sapere se voi avete delle comunicazioni a riguardo. Io la sento malissimo, premetto che la sento malissimo. Adesso mi sente meglio? Beh, se sta chiamando con cellulare l'hai visto di chiamare da un fisso, perché la sento malissimo. No, sono al telefono fisso. Io sento malissimo. Adesso come mi sente? Mi sente meglio? Pronto? Pronto? Sì, mi sente? No, sento molto. Pronto? Io sono dal fisso e mi sentono sempre tutti, com'è che sul vostro telefono non mi sente nessuno? Com'è possibile? Pronto? Sì? Pronto? 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 Carabinieri per la tutela dell'ambiente, digitare 1 per le emergenze ambientali. Esatto, questa è un'emergenza ambientale. Adesso ha messo la segreteria. L'operatore ha momentaneamente occupato il segnale acustico, lasciate un breve messaggio oppure il vostro numero di telefono. Sarete richiamati al più presto possibile. Grazie. Ecco, noi vorremmo sapere come mai dobbiamo pagare le tasse quando telefoniamo al nucleo operativo ecologico di qualsiasi regione e parliamo di scie chimiche, ci riattaccano la cornetta oppure fanno finta di non sentire. Vorrei avere dei chiarimenti in questo senso. Abbiamo fatto esposti e non ci ha risposto nessun giudice.
Cos'è, un paese civile? Questo è un paese di burattini?